Allora, onorevole, oggi si presenta questo libro. Tanti ancora i nodi da sciogliere per arrivare, diciamo, alla verità. Sì, questo è un libro molto interessante perché oltre a fare un quadro abbastanza preciso dell'epoca, si pone proprio dei problemi sulle indagini. Io penso che vada fatta luce, vada fatta giustizia, non soltanto per questo caso, ma per il caso di tutti i ragazzi, anche quelli di sinistra, ammazzati. In questi giorni in cui la sinistra si è indignata per i saluti romani, si dovrebbe indignare perché appunto in 46 anni non si è riusciti a trovare i responsabili di due dei ragazzi, ahimè, uccisi così barbaramente. Questo è il tema vero, cioè quello di una magistratura che si è fermata di fronte invece alla necessità di arrivare a trovare i responsabili di queste uccisioni. Quello che le chiedo è se questi gesti, questi saluti che sono stati fatti nel pomeriggio e anche da alcuni ex missini la mattina non vanno ad oscurare la ricerca della verità e della giustizia per questi tre ragazzi. Ma sono gesti che non hanno un valore politico, a mio avviso, né si può pensare attraverso di essi della cosiddetta ricostituzione del partito fascista o addirittura dell'apologia. Sono forme, secondo me, più personali di una solidarietà con i giovani. Lo ritengo solo un fatto personale sul quale è soltanto un alibi per la sinistra ormai senza identità di trovare questi elementi che per rilanciare una dialettica fascismo-antifascismo. Sono 45 anni che ci sono le manifestazioni per ricordare i giovani di H. Larenzia. Solo oggi si accorgono che c'è stata una manifestazione dove legalmente la mattina Fratelli d'Italia ed altri hanno voluto ricordare i giovani. Poi ci sono state delle organizzazioni giovanili di estrema destra, dicono di estrema destra, non so chi siano, che hanno inteso manifestare il loro sostegno a quei tre giovani assassinati ad H. Larenzia. Quindi per me non c'è stato nessuno scandalo, non c'è nessuno scandalo perché sono anni, ognuno saluta come vuole. Non c'è, in Italia non c'è la proibizione di salutare in qualsiasi modo. Ma perché io dovrei essere arrabbiato? Cioè, ogni comunità ha i propri rituali, la propria maniera di ricordare. Cioè, qual è il problema? Perché il problema qui è che ci sono stati tre ragazzi ammazzati da comunisti che non hanno mai avuto giustizia. È questo il problema. Ma no, è stata una adunata di ex missini o di neomissini, perché poi bisogna vedere anche l'età che hanno. Ma un conto è la simbologia, e un conto è quello che voi ci volete vedere dietro. Cioè non c'è nulla che possa far pensare a un pericolo fascista in Italia. La Meloni e Fratelli d'Italia non c'entrano assolutamente nulla. Oltretutto, le tesi di Fiuggi sono state ampiamente discusse, sviscerate, sposate dalla neodestra liberista e quello che volete. Quindi è una cosa completamente diversa, è a sé stante, è una comunità che ricorda.